La società beatrica dell'elettricità nacque nel 1905, acquistando particolarmente impianti, eccetera. Ma le tecnologie per costruire grandi impianti e per costruire grandi macchine che fossero in grado di elaborare idroelettricamente queste portate era ai primi passi. Negli anni 30 e negli anni 40 furono realizzati degli impianti nelle valli del Cordevole e del Piave, però senza ancora il respiro che sarebbe venuto poi nell'immediato dopoguerra. C'era un vanto notevole del fascismo che io ricordo perché frequentavo le scuole elementari, mentre il nord Europa si avvaleva di produzione elettrica essenzialmente da carbone, l'Italia menava il vanto di avere il carbone bianco, perché erano chiamate centrali a carbone bianco le centrali idroelettriche, e la idroelettricità ha fornito essenzialmente all'Italia l'energia per avviarsi a diventare una grande società industriale. Prima della guerra con produzioni notevoli, ma specialmente nell'immediato dopoguerra, a partire dalla seconda metà degli anni 40 e in tutti gli anni 50, il fabbisogno di energia in Italia, che aumentava vertiginosamente, fu fornito essenzialmente dalla idroelettricità. Basti dire che direi intorno agli anni 60, i primi anni 60, la produzione idroelettrica italiana era dell'ordine dei 45 miliardi di kilowattora annui ed era la maggior fonte di energia, perché integrava con la presenza di grandi serbatoi gli andamenti stagionali, fornendo energia in momenti di bassa congiuntura pluviometrica. Gli impianti idroelettrici a serbatoio hanno sempre richiesto che le portate avviate alla centrale fossero condotte in grandi gallerie in pressione. Questo anche prima della Seconda Guerra Mondiale, per delle ragioni che posso poi schematizzare con facilità. La costruzione di centrali in caverna, che è stata seguita anche nel dopoguerra, quando i pericoli poi di bombardamenti non esistevano, era determinata essenzialmente, credo, da ragioni di carattere tecnico e pratico, perché le grandi gallerie che attraversavano le montagne a pressione poi, senza un ulteriore percorso verso l'esterno, trovavano le macchine in caverna. Soverzene è molto vicino, quindi gli oneri costruttivi per fare il governo non erano più costosi di quello che sarebbero stati se si fossero fatte le monumentali centrali fuori, perché già a Soversene le macchine avevano grande potenza ed erano grandi macchine. Ma la tecnica del condurre le portate in galleria è tecnica legata essenzialmente alla nozione di produzione idroelettrica da serbatoio, perché l'energia idroelettrica da serbatoio fornisce un'energia di pregio molto maggiore di quello che si può ottenere con un impianto attraverso un corso d'acqua senza serbatoio, perché consente di correggere l'andamento stagionale e si accumula l'acqua nei momenti in cui è in abbondanza nella stagione, nella regione dolomitica, nella regione montana, con le piene primaverili, scioglimento delle nevi, e le piene autunnali si poteva far conto sull'afflusso ai serbatoi, in modo tale da affrontare la stagione invernale con i serbatoi pieni. Infatti, nell'immediato dopoguerra, la funzione produttiva dei grandi serbatoi era di integrazione stagionale, fornire energia nei momenti in cui naturalmente sarebbe stato difficile ottenerla.
Dopodiché, con l'affermarsi e lo svilupparsi grandemente della produzione termoelettrica, la funzione dei serbatoi è rimasta sì importante, ma è diventata non di integrazione stagionale, ma di integrazione quotidiana. Cioè con i serbatoi si fa la produzione di punta, mentre la produzione di base è affidata essenzialmente agli impianti termoelettrici, che dispongono di un'inerzia produttiva molto maggiore di quella degli impianti idroelettrici, che rispondono immediatamente alla richiesta di energia senza bisogno. Però, ed è cambiato completamente il rapporto percentuale. Oggi la produzione idroelettrica italiana copre, credo, il 15% del fabbisogno italiano. Il resto è coperto da fonte termoelettrica, e naturalmente con gli ambientalisti adesso reclamano il vento e il sole, ma ovviamente dovrebbero anche riflettere sul fatto che con il sole e con il vento non si possono immaginare produzioni elettriche che siano comparabili con quelle termoelettriche o idroelettriche.